mi ha proposto di pubblicare Vieni via con me e subito c'è stata l'idea di poter usare questa rete delle librerie Feltrinelli per incontrare. E fino alla fine, infatti, ho chiesto, nonostante la protezione, insomma, fosse sempre un po' così, in ansia, di poter invece dopo attenermi a vedere negli occhi le persone che mi leggono, mi ascoltano e le persone a cui vorrei parlare. Vieni via con me è stato un episodio miracoloso, non so come sia avvenuto. Quando mi propongono di fare questa trasmissione, mi viene proposta da Rai 3 e penso dico, bah, chissà come andrà, faremo bene che va 3 milioni di spettatori, che per me è già una cifra inimmaginabile, per chi lavora con le parole sono già cifre incredibili. Basta pensare che vendere un libro 100.000 copie significa già avere un successo incredibile, quindi per un narratore poter parlare a 3 milioni, 2 milioni, 1 milione di persone è già un miracolo. E invece accade che nel tempo, quando ci riuniamo, facciamo riunioni, io propongo i monologhi, sentiamo la dirigenza Rai che inizia ferma i contratti, inizia a bloccare, a cercare le posizioni le più strane possibili all'interno delle serate in settimana per, che so, ci mettono contro i grandi carri armati delle, so, il Grande Fratello, per cercare di fare quello che è oggi il nuovo strumento di censura. Lo strumento di censura non è sicuramente bruciare libri o arrestare se scrivi delle cose, questo avviene in ben altri regimi. Qui abbassano il volume o costruiscono delle condizioni per cui poi ti dicono: beh, sai, la tua trasmissione non ascolta nessuno, beh, sai, quello che dici non interessa nessuno, ti creano le condizioni per andare male. Quindi non è il contenuto, il giudizio delle persone che valutano quello che tu fai. È una condizione. Spesso si dice, no, ci sono state anche le solite battute, però Santoro ti stai lì a ogni volta a ribellarti, intanto vai in onda ogni volta, ma è proprio perché c'è quell'allarme che viene dato che si riesce ad andare in onda. E quell'allarme viene dato, come io stesso l'ho dato nei giorni in cui non volevano farci andare in onda a condizioni dignitose, viene dato per avvertire, per dire qui non ci stanno facendo lavorare bene. Quindi a queste condizioni noi non andiamo in onda. E quando è che scatta da parte di certi poteri, da parte del governo, la paura? Quando smetti di parlare ai tuoi intendo dire alle persone che loro già ritengono perdute. Con perdute si intende quella parte che non li vota, che non li ascolta, che già si informa, che già approfondisce, quella parte lì. Dice, quella lì, si parlano tra di loro. Infatti, quando mi viene proposta di fare questa trasmissione, loro pensano: vabbè, ma questo parla ai suoi, quelli che hanno letto Gomorra, fatti suoi. Quando monta qualcosa, questo qualcosa sono anche gli ospiti, Benigni, c'era stato anche Bono Vox che avevo incontrato, aveva detto che veniva gratis alla trasmissione, come anche Benigni, Claudio Abbado, iniziano a dire: beh, ma forse abbiamo visto male, forse qui questa trasmissione entrerà nelle case delle persone. E lì inizia la preoccupazione, la paura. E lì però sento che qualcosa sta avvenendo. Facciamo la prima puntata. Parto con il monologo sulla macchina del fango, di cui anche stasera vorrei farne cenno. E affronto il problema della macchina del fango nella vita di Giovanni Falcone. Perché? Perché da quel punto di vista, studiando il fango gettato contro Giovanni Falcone in vita, che ho capito le dinamiche che vengono utilizzate oggi ai nemici del governo, contro i nemici del governo, o presunti tali. E succede che quando Benigni, insomma, va in scena, quando finisce questa trasmissione, vado a dormire e penso, bah, forse è andata bene. La mattina dopo, il martedì, record di sempre. Siamo molto contenti, a quel punto la RAI, il governo non possono più fermarti, perché poi è sempre così. Cioè, io se riesco a parlare è perché ci sono persone che leggono, diffondono, ascoltano, condividono, criticano, sostengono, altrimenti
Non esiste, non ci vuole niente per eliminarti, eh? Ma niente, ma ancora prima uno pensa pallottole o cose del genere, bastano 5 querele, sei isolato, nessun direttore del giornale più ti sostiene, sei finito, fuori. Quello che ti sostiene, infatti io lo cerco, continuo, è la luce, i media, il rapporto con le persone, quello che qualcuno banalizza e chiama semplicemente successo, magari lo è anche, ma questo protegge le tue parole. E questo ha protetto questa strana macchina di elenchi e racconti che era vieni via con me. La seconda volta, il secondo lunedì, tutti mi fanno quasi come le condoglianze, cioè vabbè, dopo Benigni, che vuoi fare? Farai una cosa, carina, non ti preoccupare, i tuoi racconti dignitosi, forti, non ti preoccupare, resteranno, però non lo share, dai, insomma, non ci pensare. Allora io faccio il mio monologo, i miei due monologhi, sempre li finisco e con i miei ragazzi andiamo a dormire, e un sonno dicendo, mamma, domani mattina immagino già le prime pagine, sa che hanno stancato e basta. E, nuovo record, batte la semifinale di Champions League Barcellona-Inter come share, no? E qua che capisci che c'è il miracolo, perché adesso al di là, senza fare falsi modesti, al di là delle qualità di ognuno, mie, di Fabio, degli autori, degli elencatori bravissimi, al di là delle qualità individuali, dei meriti se ci sono, la magia è stata che il paese ha dato un messaggio fortissimo. Anche la parte del paese che non condivideva il mio punto di vista, ma ha avuto la voglia di ascoltare il racconto. Questa era la magia, o almeno lì ho voluto individuarla. Cioè, stanchi dei litigi, stanchi di questi talk dove non si capisce mai, dove non ci sono mai approfondimenti, mai punti di vista, solo opinioni che si beccano, le persone hanno ascoltato. Anche quelle che dicono, ma forse io non la vedo così, ma il racconto. E quando ho capito questo, è lì che è subentrata poi la mannaia, forse un'espressione forte, comunque del governo, quando ne uso l'espressione l'andrangheta interloquisce con la Lega, è direttamente il ministro degli interni che chiede di andare in una trasmissione, una cosa che in genere non succede, che un ministro degli interni chiede di andare in una trasmissione. E invece arriva, ed è in qualche modo una vittoria, perché avevo capito che quel monologo era stato ascoltato anche dalla base leghista, anche dall'elettorato leghista, e quindi bisognava andare a correggere il tiro. Se invece avessi parlato soltanto a una parte, non ci sarebbe stato neanche il motivo di intervenire così. È questo che rende pericolose le parole. Mi sono sentito in continuità quando vivevo questa condizione televisiva, nonostante la televisione sia la cosa più lontana che c'è dal mio stile, il mio modo di parlare, mi muovo, mi tocco, mi gratto, tutte cose che in genere non bisogna fare. Ma qui, questa sera c'è Loris Mazzetti, un giornalista che mi è sempre stato così molto vicino, e bolognese, dirigente Rai oltre che giornalista, e la prima volta che io sono andato, diciamo, in un luogo televisivo importante, ero stato già con Daria, ma la prima volta che vado, diciamo, in prima serata è al ritorno di Enzo Biagi, e quando Enzo Biagi mi vede appunto, che ero lì un po' che gesticolavo in maniera da terrone, no? Che avevo questi modi di fare profondamente antitelevisivi, sia Loris che Enzo facevano vai, cioè non preoccuparti di questo, no? Poi io, ognuno ha il suo stile, ognuno ha il suo modo. E da lì in poi, quindi, non mi sono mai più posto il problema di, invece di dover essere mezzo busto, veloce nel parlare, o avere tutti quei ritmi e quei comportamenti che puliti. Cercavo di essere come sono. E tra l'altro cercavo di essere narratore, e non né speaker né cronista di un fatto, ma narrarlo letterariamente. Ed era qui che volevo arrivare, letterariamente. Quei racconti, questi racconti che ho raccolto in questo libro, avevano l'aspirazione letteraria, cioè pericolosa. Che misura pericolosa?
Nella misura in cui la grande differenza tra un testo che può comunicare qualcosa e un testo che fa letteratura è che il testo che deve comunicare qualcosa ti comunica, ti dà, apprendi, conosci, è fondamentale, è necessario. La letteratura fa qualcos'altro, forse può persino non dare, ma per spiegarlo non posso che citare Philip Roth quando dice: per quanto mi riguarda il più grande autore che esiste nella contemporaneità è Primo Levi, e aggiunge: perché dopo che leggi Se questo è un uomo non conosci semplicemente Auschwitz, non è che vieni a sapere dell'esistenza di Auschwitz, sei ad Auschwitz, non puoi più dire di non esserci stato. Ripeto sempre questa sua frase perché credo che sia questo suo racconto, apologo, perché è lì la pericolosità, perché quando tu racconti una storia e quella storia entra come fuoco nella carne, nella coscienza delle persone, quella storia ti riguarda, e se quella storia ti riguarda, quella storia ti fa agire, e se tu agisci in qualsiasi modo, comunque la pensi, beh, tu stai trasformando qualcosa, e allora diventa pericolosissimo, devi fermare quella pagina, devi fermare quella persona, non c'è altro da fare, perché come fai? Quella cosa che stai dicendo diventa carne, sangue, nervi, vita, sguardo. Pericolosissimo, più di qualsiasi attentato, più di qualsiasi manifestazione, più di tutto. Quando questo va in televisione, cosa rarissima, genera questo tipo di reazioni. Il potere è spaventato, le persone ti ascoltano e soprattutto interagiscono, questo è stato il miracolo. Interagire scrivendo, discutendo, muovendosi. È ovvio, sono processi lenti. Non è che si scende poi immediatamente tutti in piazza e si prende il palazzo d'inverno, ma è successo qualcosa che non era mai accaduto. Per quanto mi riguarda era difficilissimo tenere questa tensione, perché sentivi che c'erano i poteri forti che palpitavano, non vedevano l'ora che finisse. E c'è un aneddoto divertente, no? Quando si dà la matricola, così si dice, no? Quando inizia una trasmissione, si ha come un codice. E ci fu il direttore, i vari direttori lì della RAI che dissero a Loris e agli altri della trasmissione, dissero: sì, va bene, la cultura in prima serata, però non è che la cultura adesso basta, che sia tutto, vediamo i numeri come vanno, poi decidiamo, come dire, decidiamo se vi facciamo continuare o no. Quando battiamo il record di sempre della rete, dichiarazione del direttore generale della RAI: beh, i numeri non sono tutto.